quindi del movimento cattolico in senso lato. Questo l'ho ampiamente esposto secondo la lezione di Gabriele De Rosa, secondo le indicazioni metodologiche che si sono ormai largamente affermate, ma purtroppo non praticate, per quel che so io, ma chiedo scusa per la mia ignoranza, in Sicilia, ma senz'altro non esistono nella nostra provincia. Anch'io ringrazio Telenova, non solo a nome del mio partito per il cortese invito, ma auguro a Telenova ogni fortuna nella situazione delle emittenti della nostra provincia e che possa decollare con proficuo risultato nell'interesse dello sviluppo democratico. Il risultato del voto è determinante perché è l'unico momento in cui il popolo è sovrano e può decidere e decidere bene. Dopo appunto la discussione. Poi vedete affissi alle pareti disegni, immagini di varie persone. Questa raccolta di Zeta poliedrica di Elio Cornale, quelle fotografie sulla sinistra, sulla vostra destra sono naturalmente di Leone, poi da quella parte c'è un'esposizione di immagini della vecchia Vittoria e infine nell'ultima stanza troverete, purtroppo emarginate perché sono arrivate per ultime ma sono altrettanto valide, alcune rappresentazioni di Carmelo Capobianco. Salutiamo il professore Luciano Nicastro che ci introdurrà al tema di questa sera. Io vorrei chiedere una cortesia, non soltanto quella, come dire, di inaugurare insieme in questo momento importante, anche nella storia, nella piccola storia o nella microstoria di Ragusa. Se la Camera vota la fiducia vuol dire che il Parlamento, che esprime la sovranità del popolo, ritiene che questo governo meriti la fiducia. E noi riteniamo che questo governo è nell'attuale situazione un punto di equilibrio, diversamente sarebbe difficile assicurare la governabilità del nostro Paese. La protesta del movimento operaio e sindacale è assolutamente necessaria perché bisognerà ritoccare profondamente la finanziaria. Altri problemi, altre questioni, se non ce ne sono si procede nello svolgimento dell'ordine del giorno. Cioè questo braccio di ferro io non riesco a capire, quindi io farei un invito a rispettare il regolamento col consenso necessario, a non togliere a nessuno la possibilità di parlare. L'impressione che noi abbiamo è che ci sia la costruzione di un partito di sinistra nuovo che abbia come obiettivo la mobilitazione di tutti i fatti di movimento nella società, cioè quello che noi chiamiamo un partito radicale di massa. Il professor Nicastro. Beh, un giorno di riflessione, di proposizione, di riflessione, delle motivazioni per portare avanti non solo l'attività scolastica, ma anche un impegno nella vita sociale. Per quanto riguarda la statua, invece ci troviamo di fronte a due possibili operazioni. A un'operazione di carattere ideologico, come revisionismo storico, rivincita del fascismo, un simbolo della rinascita di un neofascismo a Ragusa e nel paese. E allora in questo caso è da condannare. Nessuna statua, a prescindere dal fatto tecnico dei 7 metri, in Piazza Libertà, per giunto che è fuori di luogo. Invece un'operazione culturale di pedagogia politica che consegna un simbolo per il futuro alle nuove generazioni dei ragusani. In questo caso più che una statua è meglio fare, come io ho proposto, il viale degli uomini illustri della città di Ragusa. Professore Luciano Nicastro, padre Andrea Gascone è di sicuro il suo parroco e lo è stato per 50 anni. E non solo il mio parroco, è stato un padre per me, un maestro, colui che mi ha aiutato negli studi. Ed è stato per la mia generazione, per tutti i giovani che sono venuti dopo di noi, dopo di me, è una forza proprio per andare avanti e affermare valori di solidarietà nella città.
È un fatto importantissimo quello che accade, perché si rende onore ad una persona umile, discreta, ma che ha lavorato e ha fatto tanto bene per la gente più povera della nostra città, non solo del quartiere. È una personalità che va ancora onorata, secondo me, perché da Santa Maria ha servito anche tante persone distribuite nella città e anche nella diocesi, ha fatto del bene ovunque. Ma non è solo l'elogio del parroco Andrea Gascone, ma dei parroci che servono anche dal punto di vista civile la ricostruzione del tessuto umano e sociale delle città. Sono loro i custodi vigilanti della solidarietà e della umanità delle nostre città. Bisognerebbe quindi rendere onore e ringraziare i parroci. Il parroco aveva un unico rimpianto, il fatto che Santa Maria si sta spopolando, ma non per colpa sua o per colpa di chi abita questo quartiere, ma perché i giovani, le giovani coppie, preferiscono andare ad abitare in nuovi quartieri, in nuove abitazioni. Questo era l'unico rimpianto, però dall'altra parte la gioia, perché per la veglia di Natale, per la veglia di Pasqua, ci si ritrova tutti qua nella sagrestia per mangiare insieme un panettone, per scambiarsi gli auguri. Ma io ho lanciato un progetto, perché di fronte al terremoto sociologico dell'emigrazione e della disgregazione che colpisce non solo Santa Maria ma tutto il centro storico, ormai è una patologia del centro della città che è diventata periferia, io ho lanciato per questa zona l'idea di creare un campus universitario proprio a Santa Maria e soprattutto accanto all'ex laboratorio di igiene profilasse di proprietà della provincia, acquistando come comune il palazzo Bischette Sussenti, si può fare lì un pulmone di cultura, di didattica decentrata dell'università, cioè diventerebbe Santa Maria l'occasione per una rinascita di tutto il centro storico. E la lancerò stasera alla presenza di Sua Eccellenza, il Vescovo, del Sindaco, delle autorità. Secondo me bisogna pensare di nuovo a progettare a Ragusa, non a fare sogni impotenti, perché questo progetto è realizzabile e lo dirò anche nel discorso che farò. Questa parrocchia faceva anche da cerniera fra Ragusa Ibla e Ragusa Sud. È mezzo iuso e non si usa più il termine mezzo iuso, però fra noi c'erano le scorribande verso l'Archi, proprio sotto a Ibla, o verso il Carmine che appartiene alla nostra parrocchia e verso San Giovanni, e c'erano le bande di giovani. Non sono nostalgie di tempi andati, perché è chiaro che la vita è cambiata, ma è l'incapacità di governare i mutamenti da parte della politica. Noi vogliamo una politica in grande e ci sono le condizioni oggi a Ragusa per poterlo affermare e realizzare, perché si possano guidare questi processi di cambiamento che esistono sempre ed esisteranno sempre. Un piccolo ricordo che caratterizza la figura di Padre Gascone, che lei ha. Sì, il ricordo più caro, quando è venuto da lontano lui, Padre Tumeno ed altri, e a vedere la mia laurea per la quale tanto avevano lavorato e sofferto all'Università Cattolica di Milano. Rappresentavano, mia madre non poteva essere presente, io non avevo il padre, rappresentavano la mia unica famiglia. Ed era lui presente che ha ricevuto le congratulazioni di alte personalità. Li posso citare: Lazzati, il famoso, che allora non era rettore, ma il famoso rettore Lazzati, che sarà beatificato santo. Vorremmo, come cattolici, ritenere possibile un confronto tra il discernimento proprio della dottrina sociale cristiana e l'attuale momento di riforme nel Paese, che rischiano di mettere in crisi lo stesso ethos pubblico. La restaurazione liberale attraversa sia la scuola, sia il problema del lavoro che del welfare. Ci sono luci ed ombre, e
e la presenza anche del professore Mario Napoli, che ci onora per la sua prestigiosa competenza, ci consentirà di approfondire questi aspetti. Noi riteniamo che nel momento in cui c'è confusione di idee, di prospettiva, è necessaria una bussola valoriale e nello stesso tempo criteri ben precisi di analisi delle riforme. E Luciano Nicastro riesce nel suo libro a mettere assieme la sua cultura filosofica basata sul personalismo con l'analisi sociologica dei problemi più attuali del mercato del lavoro, in particolar modo anche per la Sicilia. Voglio ricordare brevemente che Luciano Nicastro è laureato in filosofia all'Università Cattolica di Milano e in sociologia all'Università degli Studi di USA. Ha pubblicato nel 1970. Questa è l'occasione per fare una riflessione piuttosto organica ma articolata sulla situazione della immigrazione nel nostro territorio, sia a livello di esperienza che a livello di prospettive. Questo perché incontri sulla immigrazione a livello del primo approccio e della prima valutazione sono state fatte. Quindi ripetere sempre il discorso dell'immigrato, la diffidenza, la difficoltà per accettarlo, sono ormai superate. La situazione si è evoluta sino al punto che ora i problemi riguardano le seconde generazioni e riguardano, come nella riflessione di stasera, l'immigrazione delle giovani famiglie, cioè di quelle famiglie di giovani immigrati che, venendo nel nostro territorio, portano una cultura, una esperienza e una prospettiva di affermazione di alcuni valori fondamentali. E questo è il momento di ripensare a quello che dice Papa Francesco, cioè noi dobbiamo servire i confini, arrivare a creare strutture di fraternità e di accoglienza per quanti vengono da lontano con un sacrificio e vengono da noi per trovare non solo un lavoro, ma anche una qualità di civiltà superiore a quella dalla quale sono partiti. Su fratelli, su compagni, su venite in vita schiera, sulla libera bandiera, splende sol della nelle bene, nell'insulto, ci stringiamo a mutuo patto, la gran causa del riscatto, nion di noi vorrà tradir. Il riscatto del lavoro, dei suoi figli, opera sarà, o vivremo del lavoro, o pugnando si morrà. Se divisi siamo caraglia, stretti in fascio siamo potenti, solo il nervo delle genti, quei che